Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Abbiamo preso una seconda punta. Loris Tortori. Questa è una seconda punta. Sicuramente sarà affiancato al nostro giocatore Iadaresta. Spero che l'ho detto bene, Iadaresta. Sicuramente, questa è una seconda punta, non è un bomber. Viene dal Cesena, ha fatto 5 gol. Nella sua carriera di 368 partite che ha disputato, ha fatto 61 gol. Di cui, insomma, i gol li fa. È un giocatore che niente da dire. Sarà affiancato, sinceramente, è una seconda punta. Sarà affiancato, come penso io, a Iadaresta. Quello che penso io. Poi non lo so come lo viene inserito, come lo deve inserire il nostro allenatore Corda, mister Corda, che sinceramente dall'inizio di campionato la squadra, questi giocatori li ha scelti lui, non Mancini, non la società. Vabbè, sorvoliamo qui. Si vede qualcosa rispetto insomma, a Mancini somiglia, voleva spaccare il mondo, però Corda si vede che c'è esperienza sul calcio come allenatore. Ci prendiamo il nostro caffè con il cuore, sempre con il cuore rosso e nero. Ogni tanto mi piace cambiare tazza, Model Foggia, poco la tazza dove c'è scritto proprio il caffè, quello e questo, sempre quello, che deve essere buono e se ne sento l'odore del caffè. Entro domani, se non mi sbaglio, si chiude il mercato della D, domani o dopodomani, di cui devono acquistare un bomber. E l'unico bomber che puoi acquistare attualmente è Virdis. È l'unico bomber, Virdis, infatti. Perché insomma un bomber ci vuole, un attaccante ci vuole. Loris, per quello che ha disputato, insomma, ha giocato su parecchie squadre, con la Carrarese, su quelle squadre, insomma, i gol li fa. È una seconda punta e sarà affiancato al nostro giocatore. Poi dipende come lo vuole inserire il mister. La mano di questo allenatore si vede, però io parlo per me personalmente, a me non piace, però si vede l'esperienza, si vede qualcosa. Sono giovani, di cui nel girone D ci sono delle regole, solo nel girone D, poi nelle C no, nel girone D non puoi oltrepassare un tot di anni, perché sennò sei over, di cui devi sotto i 20 anni qualcosa, di cui non puoi acquistare nulla, di cui la costruzione è tutta giovane, giovanile, con il progetto che poi la società ha messo in atto, di cui i giovani più si mettono in mostra e meglio è, perché così possono ammirare, andare nelle squadre di serie B, serie C e via di seguito. Dal nostro punto di vista, una società che sta giocando, sta puntando, sta costruendo con i giovani, perché insomma nella D richiede anche questo, è giusto così. I giovani è quello che vogliono portare avanti. Poi se noi riusciamo a andare in Serie C, allora lì intanto tu crei un progetto con i giovani, scuola calcio giovanile, primavera giovanile, e fai in modo di mettere in risalto i giovani e le loro bravure. Chi si mette in risalto e mette in luce la sua bravura, insomma, buono, perché tu crei un giocatore che lo fai giocare nella tua squadra e lo puoi vedere. Mo adesso nei social
un casino di giocatori vogliono venire a giocare nel Foggia, addirittura a dire a giocatori che si mettono in mostra di chiamare il mio procuratore e parlate con il procuratore, io voglio venire a giocare a Foggia. Forse non ne hai capito. Forse non hanno capito che questa società, partendo da zero, partendo dal girone D, che richiede un determinato giocatori giovani che non devono superare un tot anni, ma questa società la prima cosa che ha fatto in modo che gli ingaggi e gli stipendi siano uguali per tutti. Giocatori che voi chiedete di venire a giocare con il Foggia, ti devi accontentare di quello che dà la società, perché la società ha messo un limite. Poi quando una squadra cresce, che va in C, va in B, allora i contratti sono diversi, perché tu crei un gruppo, un giovanile va in Serie B, allora poi si va a parlare di contratti di questi giocatori che sono diversi. Ma finché che tu, noi partiamo dalla D e volete venire a giocare, tutti vogliono venire a giocare adesso, giocatori che insomma hanno giocato con il Milan, con il Bologna, ma forse non hai capito, noi abbiamo avuto già brutte esperienze con gli altri giocatori che hanno pensato ai soldi e infatti siamo lì per colpa loro. Perché mica loro volevano rimanere nella D con gli ingaggi Noi siamo partiti da zero. Che tu vuoi venire, ma non penso che ti accontenti con il tetto massimo che ha fissato la società a tutti i giocatori. Oltre a qui tu non prendi, siete uguali per tutti. Poi se cresciamo e andiamo oltre la C, la B, allora i contratti e cose si vanno a valutare, a vedere, a ritoccare. È diverso. Ma attualmente noi, giocatori che vogliono venire e per che giocare con il Foggia e pensate solo per i soldi, avete sbagliato strada. Noi questi mercenari non li vogliamo. I mercenari noi non li vogliamo, perché io operaio che prendo 1.200, 1.300, se non prendo per un mese, e allora sto cacchio. Ma tu come giocatore non prendi 1.200, 1.300 al mese, non penso proprio. Dico, se un mese, due mesi, tre mesi non ti pago la società, non succede nulla, perché insomma non è che puoi morire che prendi 1.000, 1.200. Di cui a noi questi mercenari non li vogliamo, via, devono uscire fuori dai coglioni tutti questi giocatori che hanno solo rovinato il Foggia calcio e l'immagine della nostra città. Noi adesso per colpa loro ci troviamo in queste condizioni, e questa società che ha preso il Foggia da zero, miserando i bilanci, partendo da zero, dobbiamo ringraziare il nostro capitano Pirazzi e l'altro giocatore che hanno esaminato bene la società, chi doveva. Questa società sta partendo da zero, sta costruendo un progetto e ha fissato un tetto massimo a tutti quanti. Nella D tu non puoi prendere giocatori di un certo valore, non lo puoi fare, ci sono delle regole. Poi nella C in poi puoi fare tutto quello che vuoi, regole non ce ne sono, ma nella D ci sono delle regole, perché per mettere i salti giovani, ecco perché, per far uscire i talenti, è normale questo. Allora noi siamo partiti da zero, è inutile che volete venire a Foggia. A Foggia c'è, con questa società che stiamo partendo dalla D, stanno facendo le cose serie, uguale per tutti. Poi se andiamo in C la società è diversa.
si mostra diversamente. Intanto noi, se escono talenti e giovani buoni per la società, buono per noi che andiamo avanti, e buono per la società che può prendere nel valore dei soldi e costruire una squadra. Di cui entro domani, dopodomani, si chiude il mercato della D, di cui a noi ci vuole un bomber obbligatorio. Sì, questo darà dei frutti, è buono come giocatore, però a noi ci vuole un bomber. Per il momento ce ne sono tanti nomi, ma bisogna vedere se loro si accontentano. Che la società c'è un tetto massimo, questo niente. Di cui la società sta facendo delle belle cose. I giocatori si stanno costruendo, gli allenamenti si stanno vedendo diversi, l'allenatore d'esperienza c'è, lo so qui, stiamo vedendo i risultati. La prossima dobbiamo giocare con la Nocerina, di cui io spero che attualmente noi ci servono solo i 3 punti. Questi ragazzi ci stanno mettendo tutto e non li criticate, perché purtroppo la società non può fare nulla, oltre a questo non può fare nulla, sta cercando di trovare giocatori che stabilino il mister, stabilino il gruppo e entrano negli equilibri della D. Cosa vogliamo più? Sempre forza forza fino alla fine. E mo ci vogliono un altro 3 punti. Dobbiamo andare avanti con questi ragazzi. Ci stanno mettendo tutto. Buona giornata e sempre forza forza fino alla fine. Fino alla fine. Fino alla fine.